Ora noi abbiamo qui la signorina Lea Padovani che così bene ha interpretato questa parte. E signorina Padovani, se lei mi consente, vorrei chiederle per prima cosa proprio questo. È una domanda un po' storica vorrei farle. Un misericordia. Vorrei cioè dirle, secondo lei che ha interpretato il personaggio di Cleopatra, che differenze ci sono tra la Cleopatra che noi conosciamo attraverso direi l'iconografia tradizionale, attraverso la leggenda, la storia, eccetera, più la leggenda forse che la storia, e questa così particolare, così strana Cleopatra disegnata da Shaw. Caro professore, intanto mi sembra di stare a scuola. Non mi chiami professore, non sembra di mi stare a sento scuola. molto turbata. E poi il fatto che non sono mai simpatica a queste cose perché in 2 minuti uno deve dire tutto quello che ha fatto e preparato in 25 o 20 giorni di fatica Certo, spaventosa. bravo. In ogni modo, mi pare che sia piuttosto ovvia la differenza che corre fra la Cleopatra di Shaw e la Cleopatra o tramandateci e soprattutto quella di Shakespeare. Cioè, la Cleopatra di Shakespeare è una creatura drammatica e tragica, come la storia ce la porta. Cioè molto più vicina alla figura storica. Esattamente, mentre la Cleopatra di Shaw è come tutto porta Shaw. Su un piano caustico, su un piano leggero, su un piano di commedia brillante. Shaw è nemico è contro il mito, è contro la guerra, Certo, contro è ogni forma vero? di retorica, questo l'abbiamo Di naturalmente già conseguenza mi pare annotato. che la differenza sia Questo direi che è una piuttosto, caratteristica costante di sì, Shaw. di Shaw, in ogni sua commedia. Oh, mi sembra un fatto che si possa parlare per Cleopatra addirittura di caricatura, io direi. Sì, in un Cioè, è certo un po' una senso, caricatura. sì. Quasi tutti i personaggi, pochissimi personaggi di Shaw non sono caricatura. Ah, e guardi il Cesare, guardi il Cesare di Shaw, che cos'è? L'uomo Certo. meraviglioso, maturo. Beh, Cleopatra si permette delle frasi nei riguardi di Cesare che io non so, almeno leggendola e studiandola, sono veramente di un divertimento folle. Io credo, signora Padovani, che lei sia d'accordo sul fatto che Cleopatra non esercita alcuna influenza su Cesare. Sì, sono d'accordo con lei. Non esercita nessuna influenza. Cesare calcola Cleopatra come un piccolo gattino con il quale si diverte e del quale è annoiato ogni tanto. Quindi niente più che un giocattolo, in No, un sostanza. giocattolo, assolutamente. Senta, invece mi sembra che notevolissima sia il viceversa, cioè l'influenza di Cesare su Cleopatra. Ora vogliamo vedere un po' insieme quali sono i termini precisi, i limiti di questa influenza. Sì. Anche questa è, almeno da parte mia, una risposta piuttosto ovvia. E cioè, da bambina le dà il senso di essere donna, le dà il senso di diventare regina, le dà la coscienza dell'esserlo e la forza. Le insegna anche a governare, proprio, no? Esattamente. Quindi le dà anche dei, proprio così, la sua esperienza, insomma, in un certo senso le L'esperienza, trasferisce. infatti, lei vede l'evoluzione enorme che avviene nei 5 atti. Dal Certo. principio la bambina quasi balbettante, al secondo una creatura ancora capricciosa, ma immatura, al terzo almeno esteriormente la possibilità di essere già regina in tutti gli atteggiamenti, al quarto l'inizio della potenza con i colloqui con Potino e al quinto la maestà e l'addio con Cesare. Potremmo dire, se lei è d'accordo, anche che la crudeltà, questa crudeltà iniziale di Cleopatra, proprio un po' infantile, direi che Shaw cambia è natura. professore, scusi tanto, io so che Shaw, lei ha visto sulle didascalie, no? E non solo, la spiegazione di Shaw, la spiegazione che Shaw dà di Sì. Cleopatra, in definitiva si riduce a, diciamo, 25 righe, Sì, mentre per pochissimo. tutti gli altri personaggi, a parte Cesare, sul quale lui si dilunga enormemente, si risente sempre l'antipatia, diciamo, enorme che Shaw aveva per le donne, non le pare? C'è un po' di misoginismo? Senta, comunque non dicevo questo, questa Scusi, crudeltà. scusi se la interrompo. Prego. A parte il fascino che Shaw esercita, insomma, io lo trovo un autore di una vivezza e di una vitalità enormi, anche se è tremendamente difficile, farlo apprezzare dal pubblico. È troppo. Lei non so, leggendo le didascalie, a volte sono più importanti le didascalie che lui fa Certo. per suo gusto Certo. personale che non il colloquio, C'è un ovvero il evidente proprio dialogo. compiacimento in queste Sì, idee, certamente. ma è difficilissimo per chi non conosca esattamente tutta l'opera di Shaw accettarla. Io ho fatto l'eroe anche in teatro e non, ho visto che il pubblico non è che lo abbia apprezzato enormemente. Non capisce mai bene quando finisce la farsa e quando comincia la cosa seria di Shaw.
Questo dipende dal fatto che il pubblico probabilmente si ferma alla superficie, no? All'aspetto più immediato. Questo non lo so, perché non è, è difficile neanche definire anche questo, professore, se si ferma alla superficie o no. Non lo so, bisognerebbe forse conoscere completamente e compiutamente tutte le opere di Shaw, cosa piuttosto difficile, non ne pare? A meno che uno non sia, come lei, professore di università o almeno come me, attrice di prosa e di conseguenza... costretta e portata e amante, devo studiare, non per ragioni professionali. Esatto, per ragioni professionali, a conoscere. Mi scusi signorina, mi consenta di ripeterle un momento la domanda che l'ho fatto poco fa, alla quale lei non ha risposto. Volevo dire questo. Non ho risposto. No, volevo dire questo. Abbiamo parlato poi di altre cose, abbiamo parlato delle didascalie, cioè. Sì. Volevo dire, mi sembra che anche la crudeltà di Cleopatra, quella crudeltà un po' infantile di cui abbiamo parlato, venga a modificarsi attraverso la vicinanza, attraverso i contatti con Cesare. Sì, esattamente. All'inizio è una crudeltà inconscia e man mano con la presenza, attraverso la presenza continuata di questo immenso essere che è Cesare, la crudeltà diventa conscia, già dittatura. Bene signorina, ora vogliamo parlare un po' della sua interpretazione. Per prima cosa io vorrei domandarle, se è lecito, è stata soddisfatta? Senta professore, è forse non è lecito. No, no, è lecito, è una domanda assolutamente lecita. Sospira. Sì, sospiro perché è difficilissimo che un attore possa... ritenersi soddisfatto di un'interpretazione. Ognuno di noi, dopo aver interpretato una commedia... prova la strana sensazione che avrebbe potuta interpretarla molto meglio e che avrebbe potuto dare molto di più. È sempre insoddisfatto? Sì. Ci sono tutti gli attori che sono soddisfatti, io credo. Beati loro. Va bene, lasciamo stare questo argomento. Senta, allora diciamo più propriamente, quali sono state le maggiori difficoltà che lei ha incontrato nel rappresentare Cleopatra? Professore, Shaw è un autore tra i più difficili, appunto per la sua causticità e per la... diciamo, la poca realtà che i personaggi hanno. Questa stilizzazione. Esattamente. E Cleopatra, vista poi in questa maniera assolutamente diversa, è un personaggio che è come un brillante, pieno di sfaccettature, cioè non ha cambiamenti rapidi. È un cambiamento insensibile. Dalla fase iniziale a quella alla fase terminale. E ovviamente per un attore comporta una difficoltà non indifferente. Oltretutto il fatto di poter portare in teatro la semplicità è una delle cose più difficili. Meno semplici. Meno semplici. Senta, poi c'è anche un altro elemento forse, cioè la grande lunghezza del testo. È un enorme copione. Sì, è un enorme copione. Sono 5 atti e tanto Cesare quanto Cleopatra parlano come fiumi. Quindi tirate lunghissime, ma quello è una cosa alla quale noi siamo piuttosto abituati, in quanto che purtroppo rientra nel nostro pane quotidiano il fatto di imparare a memoria un'infinità di testi. Bene, signora, io la ringrazio molto di questa simpatica, di questa cordialissima chiacchierata e brillante che abbiamo fatto insieme. Grazie per la simpatica, grazie per la cordialissima, la brillante, sa professore, non direi proprio tanto, in quanto che io mi sono sentita leggermente... mi aiuti per cortesia, leggermente turbata dal fatto di essere interrogata da un così illustre professore dell'università. Oh no, mai turbata per parlare di Shaw, semplicemente per l'argomento tutto il più. No, per le sue domande. Senta, a forza di dire professore finirà che ci sentiamo quasi a scuola. Gliel'ho detto all'inizio che mi sentivo a scuola. Non vorrà che le dia anche il voto, no? Quanto mi darebbe? Dica un po'. Quanto le darei? Sì, penso che 18. Potrei. No, potrei darle senz'altro il massimo, guardi. 30 con sì, lode. Sì, con la lode. Meraviglioso, grazie professore. Grazie.